Anch'io vi ringrazio in modo non formale, penso che queste iniziative siano estremamente importanti per in qualche modo approfondire, per ragionare, per capire meglio di cosa si sta parlando, di un tema che non è nell'agenda politica o comunque nel dibattito comune molto attuale, ma in realtà si sta andando avanti su un tema sul quale ci siamo espressi in realtà in modo recentemente, abbiamo formulato un giudizio abbastanza chiaro e netto, ci esprimiamo in termini di riforma sbagliata e pericolosa, ma non siamo in campo da oggi, perché il ragionamento lo stiamo affrontando da un po' di tempo, però in qualche modo è necessario mantenere appunto questo tema insieme a tutta una serie di percorsi e ragionamenti che stiamo facendo. Farei un breve recupero, però è il motivo per cui siamo arrivati dopo a formulare un giudizio netto su questa specifica riforma, perché anzitutto noi sulle riforme istituzionali in generale siamo in campo da sempre, cioè è stata ricordata quella del 2001 e la riforma del titolo V, ma poi ne dimentichiamo altre due, sono state velocemente accennate, ma ci furono dei referendum che poi negarono appunto quelle riforme, ma eravamo in campo. Siamo stati in campo nella riforma, nel tentativo di riforma costituzionale di 2 o 3 anni fa, non perché, visto che qualcuno ci accusa di essere, come dire, retrogradi e non essere disponibili al cambiamento, non perché non crediamo che in qualche modo una modifica, un miglioramento della Costituzione e anche quindi dei rapporti istituzionali tra Stato, Regioni e Comuni, perché appunto questa riforma poi si ferma a decentrare verso i poteri regionali ma non dà autonomia ai comuni, ecco, queste cose possono essere migliorate, ma vanno migliorate in un contesto in cui intanto c'è un coinvolgimento anche di tutte le parti sociali, quindi per noi il metodo è sostanza e quindi anche questo metodo di questa riforma è sbagliata, ma è sbagliata nei contenuti. Però vorrei accennare questa cosa perché noi facemmo un seminario ancora, era il 14 luglio del 2017, e cercammo di studiare la delibera di Regione Lombardia, perché anche questo è un elemento credo importante, perché il Veneto, si può essere d'accordo o meno, ma una delibera articolata dei punti che chiedeva ce l'aveva, hanno fatto dei ragionamenti appunto che non si condividono, ma almeno la delibera c'era e dicevano tutta una serie di cose. Regione Lombardia si presenta con una delibera che francamente, io ogni tanto leggo qualche passaggio intanto per alleggerire il contesto visto che è un tardo pomeriggio, ma perché poi è scritto questo e dove si dice che c'è una specificità della Lombardia, dove cita anche la specificità della pianura, delle montagne, colline e lacustri. Ora, se qualcuno mi dice, credo che questo valga per quasi tutte le regioni d'Italia, qualcuna ha anche il mare a differenza di noi, quindi la specificità da questo c'è. Poi naturalmente il motore produttivo, la diversità della Lombardia, regione virtuosa, quindi capitale sociale, si cita anche il grande popolo lombardo. Si citava percorsi di storia, io spero che qualche insegnante di storia ricordi, al netto del presepio che è appunto una cosa pagana e poi è somma di tutta una serie di personaggi che oggi nella vena xenofoba e razzista non vorremmo vedere nel presepio, ma anche ricordare che nella storia, ma forse ero assente quando veniva spiegata, il popolo lombardo non mi sembra esattamente che abbia una storia molto lunga. Ma la delibera prosegue con un contesto che io definirei, non si parla di politicamente corretto, ma anche di rispetto istituzionale, perché stiamo parlando di una delibera fatta da Regione Lombardia, ti cito le testuali parole, non è molto lunga, è priva di credibilità l'apertura del governo avvenuta solo verbalmente attraverso il ministro Maurizio Martina, quindi si cita specificatamente questo ministro come poco attendibile, e poi un atteggiamento gattopardesco nei confronti di questa autonomia o questa. Quindi questa è la delibera con la quale la regione si presenta al referendum del 22 ottobre. Fra l'altro dimentichiamo che la scelta,
Cioè, quando si parla di contenuto oppure di, in qualche modo, qual è il disegno che c'è sotto e anche di fare un po' propaganda, il 22 ottobre coincideva con una data di non so quale anniversario, naturalmente, nella storia della Lega territoriale. Si trova sempre un'occasione, non c'entrava nulla. E ci dimentichiamo che il referendum non era necessario, secondo quanto previsto da 116, però non dimentichiamoci che è costato circa 50 milioni di euro agli elettori lombardi, che si è detto che ha avuto un esito positivo, certo, perché chi è andato a votare ha dato poi un consenso per il 90%, ma quel referendum non raggiunse, restò al di sotto del 40% dei partecipanti. Ci apre un interrogativo sul fatto che noi spesso come cittadini non agiamo i nostri diritti anche di voto e diritti appunto civili, per cui questo ci deve interrogare, ma sarebbe un'altra cosa. Però a quella referendum partecipò non la maggioranza e la persona. È stato richiamato oggi il fatto che un politico dovrebbe rappresentare tutti i cittadini. È evidente che le scelte del governo, in particolare i due viceministri e vicepresidenti del Consiglio, tutto fanno a meno che rappresentare l'interesse della maggioranza, ma di partito. E quindi il tema è stato che poi, dopo quel 22 ottobre, Regione Lombardia è partita con il riempire di contenuto le richieste. Questo è paradossale, però non ce lo dobbiamo dimenticare. Sono andati a un referendum con una richiesta di autonomia su tutte e 23 le regioni, perché 23 materie, e questa fu la prima richiesta, salvo poi arrivare a 10, poi 5, poi ciascuna regione ne chiede in modo diverso e ha riempito di contenuto. In quella fase noi come CGL Lombardia abbiamo formulato le osservazioni. Anche sul tema della scuola avevamo detto: attenzione, ci sono delle cose che non si possono fare, e addirittura alcune materie non solo non devono essere delocalizzate, ma devono essere centralizzate. Naturalmente quelle cose poi non sono state oggetto di confronto, e quindi nel merito devo sottolineare anche perché qui ho sentito molte critiche anche, ecco, perdonatemi, poi in un contesto come questo dove facciamo attenzione alle parole sarebbe interessante approfondire anche un dettaglio, come mettere, come dire, in un unico calderone la parola i sindacati. Forse sarebbe utile qualche distinguo, perché i sindacati hanno avuto opinioni diverse, ci sono rappresentanze e rappresentatività diverse, cose sulle quali chiediamo una legge che non otteniamo, però noi abbiamo formulato delle osservazioni critiche che non hanno condiviso tutti i sindacati. Però noi incontriamo periodicamente Regione, e in un contesto di tavolo istituzionale come il tavolo dello sviluppo, un funzionario regionale qualche mese fa, quindi non un anno fa, è uscito col dire che sarebbe ora che questa autonomia la si riempisse di contenuto oltre alla propaganda. Voi capite che questo è stato detto da un funzionario regionale, evito di citare il nome, è stato un personaggio abbastanza di rilievo, però siamo a questo contenuto con il confronto con la regione. Appunto, noi nel frattempo non siamo stati a vedere, abbiamo ragionato, abbiamo approfondito, abbiamo sviluppato una piattaforma, poi i colleghi hanno già articolato le richieste specifiche sul settore sanità, sul settore scuola. C'è tutto un capitolo del lavoro che non abbiamo citato, ma qui poi oggi si parla tanto di, appunto, reddito di cittadinanza e questi promotori dei centri per l'impiego, ma in realtà Regione Lombardia è un modello diverso che voleva esportare, farlo diventare modello nazionale. Ma il tema è, qui non è questione dei centri per l'impiego, è un paese nel quale c'è poco lavoro, e quindi in realtà c'è tutto un tema globale di diritti sui quali ci sarebbe a ragionare. Ad esempio, è già stato detto in molti interventi, si cita come specificità il fatto che la Lombardia è uno dei quattro motori d'Europa, secondo la lettura che fa l'Europa, che fa questa giunta, e però è una delle quattro regioni, e analogamente a quanto succede al PIL italiano nei confronti del PIL europeo, il PIL italiano è inferiore di crescita alla crescita del PIL dei paesi europei, così come la regione Lombardia non cresce nel PIL come i quattro motori. E vorrei ricordare, a proposito dei quattro motori, visto che siamo l'eccellenza del grande popolo lombardo, perché è un tema sul quale ancora in questi giorni ci stiamo spendendo, siamo a 20 morti sul lavoro, 20 da dato ASL,
che sono più di 30 secondo il dato INEAL che conteggia, e allora noi vorremmo che l'eccellenza si misurasse anche sulla tutela generale dei diritti dei lavoratori, perché è inammissibile che si paghi ancora con la pelle dei lavoratori lo sviluppo di questo paese, in particolare di questa regione, sul quale questa settimana, ma è da un anno che è tutto l'anno che ci stiamo lavorando, questa settimana abbiamo fatto un'ulteriore campagna per abbassare, per stop alle morti sul lavoro, ci sono stati i presidi, ma questo è un ulteriore tema sul quale siamo in campo. Così come in occasione delle elezioni europee avevamo lanciato una campagna appunto informativa ulteriore su questa autonomia pericolosa. Sono tutti temi sui quali siamo in campo, perché è già stato detto, si oscilla tra un'improvvisazione dei politici lombardi in cui sembra che si siano lanciati gli slogan senza contenuto, e dall'altra però, come ci spiegava il professore stamattina, probabilmente c'è un disegno ben chiaro, un disegno che ha lunga data, perché è stato ricordato sulla scuola, non è solo il tema di come stanno diventando, cosa sta diventando il mondo scolastico, ma anche in qualche modo di quale modello di sviluppo vogliamo diventare e che paese vogliamo diventare. Poi appunto non ho bisogno di spiegarlo a voi, che ovviamente siete più ferrati di me su questa materia, ma quando si è accennato alla desertificazione del sud, bisogna dire anche che la desertificazione c'è anche qua. Ora chiederei a voi quante persone che concludono il percorso universitario o specializzazione eccellenza trovano una collocazione adeguata nel nord o nella Lombardia e piuttosto non esportano o non vanno verso altri paesi, la famosa fuga dei cervelli alle quali non si vuole dare risposta, mentre nella Lombardia ci sono centri eccellenza, buone, ottime università, ottimi ospedali, ma queste cose non si potenziano, e quindi in realtà laddove si potrebbe migliorare la specializzazione produttiva di questa regione insieme al paese, la Lombardia ha un PIL maggiore, perché la maggior parte delle società, anche multinazionali o nazionali, hanno una sede appunto legale in Lombardia e quindi contabilizzano i loro profitti qua. Peccato che la forza lavoro è distribuita su tutto il paese, e non dimentichiamo anche oggi che appunto ciascuno a casa sua abbiamo anche una grande migrazione di lavoratori che arrivano da tante regioni, vengono a lavorare in Lombardia o si spostano dal sud verso il nord, ed è per questo che noi saremo in piazza il 22 di giugno, non una manifestazione al sud, ma una manifestazione per il sud, perché siamo sempre stati convinti che la crescita del paese passa attraverso la crescita del sud. Poi gli interventi degli esperti hanno articolato meglio di me la motivazione, però il sud è anche terra di sfruttamento, è una terra di caporalato, è una terra di ecomafie, è una terra di lavoratrici e lavoratori che in qualche modo nell'agricoltura sono pagati poco, non hanno alcun diritto, e il nord di queste cose non vuol guardare, perché appunto poi la grande distribuzione non va a verificare come i prodotti ortofrutticoli arrivano sulle nostre tavole e magari non c'è stata alcuna garanzia del lavoro. Non sono temi distanti dall'autonomia, perché se vogliamo salvarci come paese, e non è questione di essere sindacato e quindi di volere una globalizzazione dei diritti, ma appunto un modello di società di sviluppo che non ha alternative, dobbiamo pensare che dobbiamo tutelare questi lavoratori. Poi ci sarebbe anche la piaga che non vogliamo sapere, che in tutto questo pagano ovviamente il doppio prezzo le donne, perché le donne sono sempre più sfruttate e in questi campi spesso sono oggetto di maltrattamento piuttosto che di abusi sessuali che ci collocano fuori da ogni civiltà, quindi anche questo è un tema che è urgenza di tutti. Poi però ci dimentichiamo, a proposito del Grande Nord, che quando si parla di ecomafia o caporalato, il caporalato nelle campagne, è nelle campagne cremonesi, mantovane nella raccolta dei meloni, così come è andato a giudizio, perché abbiamo fatto denuncia sul caporalato nella provincia di Lecco, e questo era probabilmente un esponente leghista, non vorrei sbagliarmi, comunque siamo tutti paese quando dobbiamo sfruttare lavoratrici e lavoratori, allora non c'è differenza tra nord e sud. Ecco, questo è un tema urgente sul quale chiediamo in qualche modo di intervenire. C'è però il disegno di disintermediazione dei corpi sociali e quindi di delegittimazione del sindacato e anche in qualche modo delle forze sociali. È un disegno lungo, è un disegno che purtroppo ha portato avanti il PD, va detto.
Ora, mi spiace fare questa critica, cioè non è che voglio criticare uno piuttosto che l'altro, però dal momento in cui si è detto che la politica pensava dare risposta al singolo problema o le crisi industriali, si dava risposta attraverso la politica del governo che dava una risposta diretta e convocava direttamente le parti sociali, questa è di lunga data, col risultato che l'indebolimento e l'azione collettiva c'è stata. Questo non ci ha disincentivato a restare sulle piazze, perché il Job Act, che è stato un altro elemento di smantellamento, è stato pesante. Voi avete già citato il tema dei fondi integrativi, è un capitolo enorme, perché è un tema sul quale anche noi abbiamo dei documenti molto precisi che dicono i fondi sacritari devono essere integrativi e non sostitutivi. Però abbiate pazienza, noi non facciamo le leggi, non facciamo i modelli di sviluppo, e quindi tentiamo di delimitare queste cose ed entriamo con la contrattazione per dire che se proprio dobbiamo fare queste cose, almeno questi servizi vadano per esempio sui servizi pubblici ed escludiamo tutta una serie di servizi che non hanno nulla a che vedere con i servizi essenziali, sapendo che è un doppio danno alla collettività, perché c'è una defiscalizzazione di questi servizi che sono un danno per la fiscalità generale e un regalo alle aziende. Allora queste cose le spieghiamo ai lavoratori, spesso ci vengono dietro, però poi il lavoratore, quando si trova in una posizione di debolezza, è chiaro che in qualche modo trova e misura le proprie convenienze. Questo non ci vieta di in qualche modo trovarci in disaccordo con spesso i nostri rappresentanti, i nostri iscritti, così come non apro il tema. In tutto questo è chiaro che l'aver agito questa modalità di disintermediazione ha fatto valere un modello culturale per cui ogni persona pensa di salvarsi da sola e quindi vede il vicino del posto di lavoro non necessariamente un immigrato, ma ovviamente sono il primo bersaglio, come il nemico, come quello che gli porta via il lavoro, come quello che gli porta via i diritti. E quindi un'altra cosa che vorrei sottolineare, l'avete già detto, ma questa riforma costituzionale indebolisce anche il modello in qualche modo nostro istituzionale e costituzionale di convivenza civile, cioè delegittimare il Parlamento perché tu gli sottrai la discussione, non è cosa da poco. Perché ovviamente il governo si sta sostituendo sempre di più al Parlamento, perché un ministro pensa, oppure viviamo addirittura che un ministro fa l'opposizione con l'altro ministro, cioè all'interno dello stesso governo hai una maggioranza e un'opposizione, si scontrano su provvedimenti legislativi che sono fatti sulla pelle dei cittadini. E in tutto questo c'è una delegittimazione delle istituzioni. E allora dico a voi che avete, ovviamente molti sono insegnanti, o comunque lavorano nel mondo della scuola, questo quanto porta poi a delegittimare complessivamente la rappresentanza, il voto, le nostre istituzioni? Lo dico perché anche questa cosa di continuare a scontrarsi per esempio sul 25 aprile e in qualche modo ignorare quella che è la nostra storia. Noi abbiamo una Costituzione, e lo dico perché appunto la riforma sull'autonomia incide ancora una volta su una Costituzione. La Costituzione è frutto di un equilibrio molto delicato di poteri istituzionali, e a questa cosa va spiegata bene. Non è solo la questione di questa autonomia, ma di tenere insieme i diritti complessivi di questo Paese. Quindi noi stiamo tentando di, chiudo su questo punto, noi stiamo tentando attraverso questa informazione difficile, cercando di spiegare che per noi non ci può essere sviluppo, ma neanche salvataggio di questo Paese, anche nei confronti dell'Europa, se non c'è una coesione sociale che parte dalla globalizzazione dei diritti, la globalizzazione del sistema sanitario, dell'accesso al mondo della scuola, dell'accesso al mondo del lavoro, dell'accesso a tutti i diritti che ovviamente dovrebbero essere garantiti di tutti. Ora è evidente che questo governo, in particolare questa forza politica, qualcuno diceva aveva qualche dubbio, lavora in tutte le direzioni, ma di sicuro non per la coesione sociale, anzi aumenta le divisioni. Quindi se questa autonomia lavora in contrapposizione o cristallizzando le differenze non solo tra nord e sud, ma tra regioni, paradossalmente anche tra lo stesso Veneto e la Lombardia, poi non si parla mai del Piemonte, ma il Piemonte è qua, non si parla mai della Liguria, ma per esempio non esiste solo la TAV,
Ci sarà anche un problema di infrastrutture dei porti per cui le merci arrivano tendenzialmente via mare su Genova e poi dovrebbero proseguire nel nord Europa. Si discute tanto i TAV perché è un elemento di scontro e non si parla del piano infrastrutture che questo paese dovrebbe avere a livello generale, così appunto come tutele l'ambiente piuttosto che temi che abbiamo già detto. Noi continuiamo a sostenere del motivo per cui saremo in piazza nuovamente il 22 per tenere insieme i diritti di tutti e la globalizzazione in questo paese, perché pensiamo che sia l'unico modo. Vi ringraziamo per questa informazione e vi proponiamo di lavorare insieme per altre iniziative che vorrete fare. Noi abbiamo lavorato dei volantini che stiamo diffondendo all'interno delle nostre strutture con le iniziative, in mezzo ad un'agenda molto complicata, perché appunto abbiamo rinnovi contrattuali, abbiamo tutta una serie di appuntamenti in campo, però questo è il nostro lavoro. L'invito a tutti, vi aspettiamo a Reggio Calabria il 22, aspettiamo anche le persone che in qualche modo potrebbero invitare i loro figli e avere l'occasione di rivederli una volta ogni tanto, visto che sono fuggiti all'estero e sono anche loro vittime di questa autonomia che non fa del bene a nessuno. Grazie. Ringrazio Massimo, lo ringrazio per essere riuscito a fare una sintesi di quello che è stato anche una parte del dibattito che abbiamo affrontato oggi. Colgo anche l'occasione per ringraziarlo dell'invito che ci ha fatto a collaborare con la CGIL e con i sindacati, ma non solo, io ripropongo a collaborare tutti insieme, tutte le associazioni che hanno organizzato oggi questa iniziativa, e fare fronte comune su elementi che sicuramente non possono essere divisivi ma unitari su un fronte che debba portare effettivamente a una risoluzione e una visione comune migliorativa per il nostro paese.